Buongiorno ragazzi e bentornati nel canale. Oggi è una bellissima domenica di sole, guardate che spettacolo, veramente bellissimo. E ho deciso di fare una passeggiata qui vicino a casa sull'altopiano del Cansiglio, che è una bellissima zona con dei baretti per passeggiare, per stare un po' appunto all'aperto. E oggi è anche la prima uscita che facciamo con Joy. Allora Joy sarà ancora, perché è un cucciolo, non ama proprio andare tanto in auto, quindi adesso oggi facciamo un tragitto breve perché saranno una ventina di chilometri, forse qualcosa in più. Niente, andiamo su in Pian del Cansiglio, azzeriamo il contachilometri come al solito, facciamo una prova di consumi in salita. Non è tanta strada, dovrebbe essere andare e tornare una cinquantina di chilometri, però appunto vediamo un po' come si comporta Tesla in salita. Bene, allora adesso noi possiamo partire, Joy è pronto e montiamo in macchina e andiamo verso la Piana del Cansiglio. Joy, sei pronto? Sì? Guarda che bello che sei. Dai che andiamo, monta su. Vieni Joy. Allora, per Joy abbiamo preparato la copertina. Bene ragazzi, abbiamo azzerato il computer di bordo, siamo a distanza zero. Partiamo per andare verso la Piana del Cansiglio. Oggi c'è anche un'associazione che sta raccogliendo con dei voli in elicottero dei fondi, non ho capito per cosa. Però avanti, andiamo verso il Cansiglio. Bellissima giornata oggi, merita un giro in montagna, stare all'aperto. Allora ragazzi, mettiamo la destinazione, andiamo su al Bar Bianco, Piana del Cansiglio. Allora, sono 27 km di percorso tragitto, come vi anticipavo prima, è un tragitto per lo più in salita, in montagna, e quindi partiamo con il computer di bordo azzerato naturalmente. Bellissima giornata, però è fresco perché oggi ci sono 11 gradi. Joy è qui in macchina con noi, andiamo avanti e andiamo su verso il Bar Bianco e vi farò vedere la Piana del Cansiglio, veramente molto molto bella. Ma forse, adesso che ci penso, potremmo fare anche un giro, se è aperta la strada, sul Pizzoc, che è un'altra località molto bella da visitare, che tra l'altro ce l'abbiamo proprio qui di fronte a noi. Joy dorme, comunque si è messo tranquillo e noi continuiamo la nostra salita verso la Piana del Cansiglio. Guardate questa vecchia Mercedes 190D, stanno diventando belle. C'è stato un periodo che il design era diventato vecchio, ma adesso stanno riacquistando il loro fascino. Almeno a me piace molto. E a voi piacciono? Ancora sottobosco c'è un po' di neve, si sta sciogliendo tutto, sta arrivando la primavera, però ancora un po' di bianco c'è. Infatti la temperatura comunque è rimasta sugli 11 gradi, non è che sia tanto freddo. Facciamo una piccola deviazione prima di andare sulle Piane del Cansiglio e andrei a fare un giro in Pizzoc perché c'è una vista bellissima. Oggi è una giornata veramente bella, guardate che spettacolo questo sottobosco, è veramente molto bello. Qui la strada era chiusa fino a qualche settimana fa per la neve, vediamo se riusciamo a salire con la nostra Tesla Model 3. Voglio farvi vedere questa località bellissima. Sostanzialmente si sale in cima e si ha un panorama molto molto bello che vale la pena di essere visto. Qui c'è ancora un po' di neve all'autostrada, naturalmente si sta sciogliendo, ma la primavera è già iniziata e quindi fra poco questi boschi diventeranno uno spettacolo. Ma vi consiglio soprattutto, se avete la possibilità, di venire a visitarli in autunno, perché ci sono un sacco di colori bellissimi, le foglie diventano di un colore arancione, rosso, diventano uno spettacolo. Quindi saliamo verso il Pizzoc e andiamo a vedere questo panorama meraviglioso. Guardate in fondo che bella che è la montagna innevata. Questo è un bellissimo posto anche per farsi delle foto, un posto molto suggestivo. Forse mettiamo alla prova anche le gomme e la trazione integrale, perché qui c'è un po' di neve per terra, ma anche metro, e la strada invece qui è perfettamente pulita. Però ci sono dei tratti tipo questo. Questa macchina ragazzi è inarrestabile, a parte che abbiamo una ruota sull'asciutto, però va su proprio senza problemi. Guardate che spettacolo di ombre, luci, fotografi, qui potete sbizzarrirvi. Guardate ragazzi che bel clima che c'è con la neve, con il sole, guardate il sottobosco, che spettacolo che è. Adesso credo ci fermeremo qui, faremo un paio di foto e poi riprendiamo la nostra strada per andare verso la Piana del Cansiglio a mangiare qualcosina. Oddio, bisogna stare attenti ragazzi a non scivolare, ma guardate che bello. Che spettacolo, l'ultima neve. Adesso tiro fuori il drone e proviamo a fare un volo qua per vedere un po' dove siamo. Guardate che spettacolo, Tesla parcheggiata proprio sulla neve, Guardate che il mio piede è andato completamente dentro, completamente sulla neve, anche perché di qua c'è un fango che, guardate che roba ragazzi, sentite il silenzio e la pace che si respira quassù.
fatto questo bel volo con il drone, abbiamo visto insomma un po' dove siamo, non si è visto tantissimo perché ci sono tanti alberi, ragazzi, avevo paura di fare dei danni, siccome non sono molto esperto, però insomma abbiamo visto un po' com'è questo bosco del Cansiglio, che è veramente spettacolare. Adesso andiamo a mangiare, Joe si è divertito tantissimo sulla neve, quindi andiamo a mangiare qualcosina. Joe, ti piace la neve? Sulla neve si torna sempre un po' bambini, eh? Guardate che è veramente uno spettacolo. Cioè, ma quanto ti piace la neve? Guarda che roba! Naturalmente, ragazzi, l'avevo appena lavata dopo un mese e mezzo, guardate com'è ridotta. E vabbè. Siamo saliti al Pizzoc perché avete visto la strada poi diventava pessima. Ora da qui al piano del Cansiglio ci vogliono 3 minuti perché siamo proprio arrivati ormai. Sono bellissimi i posti questi anche di estate. Se vi capita di fare un giro, secondo me ne vale la pena. Poi, se voi abitate in bei posti, commentate qui e fatemi sapere, perché io mi muovo, mi piace anche girare. Quindi fatemi sapere se avete bei posti vicino a casa, belle trattorie. Ma sapete, ormai avete capito che mi piace anche mangiare, quindi sono sempre aperto a nuovi spunti, nuovi consigli. E se posso anche darvi. Siamo quasi arrivati in Pian del Cansiglio. Forse qualcuno di voi si ricorderà il video che ho fatto quest'inverno con le gomme invernali, che abbiamo fatto una piccola prova su neve e soprattutto su ghiaccio, perché era tutto ghiacciato. Ritorniamo qui in primavera, è un posto sempre bello tutto l'anno, quindi sta gelando, ci sono ancora pochi giorni, poi insomma anche qui la primavera prenderà sopravvento. Se quest'anno è un po' in ritardo, non lo so, mi sembra a me, ma le dico una cosa che non è corretta. Guardate quella montagna laggiù innevata, che bella. Questo è l'arrivo in Pian del Cansiglio, guardate che spettacolo. Ah, però questo è chiuso oggi, intanto dobbiamo andare dietro di questo. Il Bar Bianco è aperto. Guardate il nostro skyline montanaro, ragazzi, guardate che roba. Arrivati. Parcheggiamo in questa bella baita, adesso andiamo a mangiarci un bel panino e facciamo però, prima di smontare, un bel resoconto per quanto riguarda il consumo e i chilometri fatti fino adesso. Allora, mettiamo la macchina in stop, andiamo subito nella sezione viaggi, andiamo a vedere. Abbiamo percorso 32 km con 9 kWh, con un consumo medio di 269 watt ora per chilometro. Ragazzi, altro i consumi in salita, è che sono andato piano, eh? Non ho corso, non ho fatto, diciamo, scorribande, quindi consumo, devo dire, abbastanza alto. 32 km, 9 kW, con un consumo di 269 watt ora per chilometro. Mi aspettavo un consumo un pelo più basso. Vabbè, adesso questo è il bilancio di metà viaggio, andiamo a mangiare e poi faremo una passeggiata qui, una mezz'oretta, poi rientriamo verso casa, andiamo a fare un bilancio di questa gita domenicale, all'incirca siamo sui 65 km. A più tardi. Tempo, Joy, cosa fa? È stanco? È giocato troppo sulla neve? Come non averlo? Ciao, piccolo. Cosa mangiamo? Panino? Buongiorno. Ciao. Posso ordinare 2 panini con soppresso e formaggio? 2 birre e poi prendiamo anche 2 tiramisù. Sì. Ragazzi, in questa baita fanno dei buonissimi yogurt e dei buonissimi tiramisù. E un sacco di prodotti a base di latte, visto che hanno appunto le mucche, la panna cotta, il salame al cioccolato, guardate che spettacolo. Ragazzi, è tutto pronto, prendo e porto al tavolo, ma con 2 mani, altrimenti mi cade tutto. Allora ragazzi, il menù di oggi è panini, birretta e poi tiramisù, guardate che colore. Adesso ci diamo da fare. Ragazzi, Joy è un buon gustaio, mangia tutto quello che mangiamo noi, compresa la verdura e la frutta, ma naturalmente non gli diamo le cose che non può mangiare, però mangia tanto, tante cose. Facciamo il biscotto e i panini perché erano troppo buoni. Adesso abbiamo preso un panino col salame. Poi arriverà il momento del dolce. Sapete che sono un gran goloso, quindi ci sarà questo bellissimo tiramisù. Guardate. Dopo vi faccio sapere se è buono. Ragazzi, buono questo panino. Anche se oggi non dobbiamo fermarci a ricaricare, comunque ci fermiamo a mangiare. Quindi, per una scusa o per l'altra, si mangia sempre. O mangi perché ricarichi, o mangi perché è mezzogiorno e comunque devi sfamarti. Buonissimo questo panino. Mondiale, sono curioso di provare quel tiramisù. Quello deve essere tanta roba. Poi oggi è una giornata meravigliosa, si sta benissimo qui, proprio c'è un clima rilassante, molto bello. Questa è l'unica birra della giornata, anche perché oggi si guida, quindi si beve poco. Ragazzi, è arrivato il momento tanto desiderato. Guardate che cremosità, proviamo, prendiamo un bel cucchiaio.
Mamma mia, che buono. Eccezionale. Bar bianco in Cansiglio, ricordatevelo, ragazzi. Continuo a mangiare il mio tiramisù. Poi prendiamo un bel caffè, andiamo a fare una bella camminata e poi ci ritorno a casa. Bene ragazzi, abbiamo mangiato, adesso ci dirigiamo verso la nostra macchina e andiamo a fare una bella passeggiata. Qui ci sono un sacco di sentierini, di cose carine da poter fare a piedi. Guardate che bello. Oggi tra l'altro mi dicevano che hanno, praticamente il primo giorno che hanno fatto uscire le mucche, no? Se non ricordo male, sì, il signore qui me lo diceva, gentilissimo. Fino alla settimana scorsa c'è ancora neve. Ecco. Vedi come là sopra. Sì, sì, infatti. Esatto. E fra poco si cominceranno a vedere i cervi. Ecco, e fra poco inizieranno a vedersi anche i cervi. Qui c'è la natura veramente bellissima, guardate che spettacolo. Poi loro sono molto tranquille. Oggi è il primo giorno che sono anche loro fuori e prendono un po' di aria. Il risveglio della primavera. Ah, Joy, non piace tanto camminare, piace più stare in braccio, mi sembra. Guarda che bello spazio per camminare, Joy. La Tesla è laggiù. Lì, vedete? Esattamente lì. Guardate che bello. Dopo pranzo bisogna sempre smaltire. I due passi fanno proprio bene, sia a noi che a Joy. Qui c'è anche un'area di sosta per i camperisti. Deve essere, credo, nuova, perché non sapevo neanche che dell'esistenza. Vedo che la stanno costruendo. Beh, è un bellissimo posto questo per venire a campeggiare. Bravi. Il silenzio che c'è qui è qualcosa di troppo bello. Qui c'è veramente una situazione, un'atmosfera di calma, di relax totale. Adesso ragazzi, faccio salire un po' il drone. Vedete che ce l'ho qui con me. Vediamo un po' cosa c'è qui. Ragazzi, c'è un vento, un venticello fresco, e adesso abbiamo fatto una mezz'oretta di passeggiata. Abbiamo deciso di rientrare proprio perché si gela qualsiasi cosa, quindi bella passeggiata, ma il clima ancora abbastanza rigido. Allora, periodo del bramito dei cervi. Questa è una fase biologica molto delicata e importante per la riproduzione della specie. Qui ragazzi c'è uno spettacolo che si crea ogni autunno nella stagione dell'amore, dove questa piana viene invasa dai cervi e dei caprioli, e quindi diventa uno spettacolo. Ci sono tante persone che vengono su la sera a vedere questa cosa, però non bisogna portare le pile, le torce, perché si possono infastidire gli animali. Non bisogna suonare il clacson, c'è anche la forestale giustamente che controlla che tutto si svolga in maniera regolare. Però è un bello spettacolo, io sono andato su diverse volte, certo che fa freddo, vestitevi bene. E noi che abbiamo la Tesla, tra l'altro non disturbiamo nemmeno, perché abbiamo una macchina che proprio non si sente né quando parte né quando arriva. È una cosa che io apprezzo tantissimo, soprattutto quando sono in montagna, sia quando cammino che quando andavo in bicicletta. Quando mi passavano le macchine dava fastidio respirare lo smog, e oggi so che quando passo io, in realtà dietro di me non lascio nulla, e questa è una bella sensazione, credo sia per chi guida l'auto che anche per chi poi è in bicicletta, comunque a piedi, no? Cosa ne pensate voi? A voi non dà fastidio quando la macchina passa e lascia tutta quella scia di smog che è veramente pesante e brutta? E ragazzi, la temperatura si è veramente abbassata. Qui in montagna è così, la macchina è qui a pochi metri, non facciamo altro che montare in auto, scendere verso valle, poi arriveremo a casa, ci faremo un bel tè caldo e faremo un bilancio dei chilometri fatti oggi in questa Tesla Model 3. Vediamo consumi della gita fuori porta della domenica. Oggi siamo veramente alle porte di casa. E voilà, ci togliamo le cose, gli apparati tecnici, macchina che era pulita e adesso non lo è più. Eccoci qua ragazzi, che bene, che caldo, ci sta proprio bene. Mettiamo in moto e partiamo. Questo ragazzi è lo stesso piazzale che avete visto anche nel video della neve. Guardate adesso come cambia, naturalmente senza neve. E vabbè, andiamo avanti e ci rimettiamo in strada e torniamo verso casa. Guardate che bella piana questa qui. Allora
ragazzi, siamo appena rientrati a casa, andiamo a vedere il percorso di oggi. Abbiamo percorso 61 km con 8 kW e un consumo medio di 135 watt ora per chilometro. Un consumo, devo dire, molto basso, ma ha contribuito sicuramente perché metà del percorso era in discesa, quindi la macchina ha rigenerato. Allora, spero che questa gita fuori porta vi sia piaciuta della domenica. Spero che questo video vi possa essere utile per darvi un'idea di quello che può consumare una Tesla Model 3 anche in salita, in montagna. E io, ragazzi, vi ringrazio. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Arriveranno nuovi video e ci vediamo al prossimo video. Grazie e buona giornata. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my